Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi siamo sul lago di Bolsena a Capodimonte. Abbiamo scoperto questo posticino fantastico che è il locale di Lupo. Di Lupo. Lui è Lupo, ve lo presento, super personaggio. Lupo. Il suo locale si chiama Mojito. Fanno dei cocktail fantastici, si mangia bene perché fanno loro da mangiare e si sta davvero bene, in riva al lago, loro hanno sdraio, tutto c'è, cioè, qua dentro, mangiare, lettini, tutto. Terreni privati. Adesso di fronte c'è il parcheggio loro, privato, dove si può stare con i camper, perché lui è molto ospitale veramente. Ci ha ospitato nel suo parcheggio con il nostro camper, ce ne sono altri e ovviamente è gradito, a noi fa molto piacere fare colazione, l'aperitivo, il pranzo e così. E così state un po' insieme a lui che è simpaticissimo, chiacchierone, ci ha raccontato un sacco di cose. Adesso tu ci racconti un po' la storia del tuo locale e storia, tutte le bellezze che ci sono al lago di Bolsena. Beh, questa storia viene da circa 20 anni fa, dai, siamo nel 2004. Quando caspita! È nata questa idea, diciamo, secondo me meravigliosa. C'era questo progetto, c'era, e poi è stato realizzato e da lì, dall'anno 2004 è partito, dai. Bellissimo! E siamo di fronte all'isola bisentina, magnifica, piena di storia e di arte. Capodimonte, diciamo la sua Rocca Farnese, no? Eh sì, l'abbiamo vista stamattina, la Rocca bellissima. Farnese fatta dal Sangale e dal Vignola, che è molto simmetrica con quell'altra rocchetta che si vede davanti all'isola e con la piazza ottagonale di San Lorenzo, che in poche parole è una linea retta. Ci sono anche degli scavi etruschi, c'è qualche storia etrusca, insomma, no? Che mi raccontavi. Etrusco del Monte Bisenzio con tutti i vari scavi che ci sono. La storia è ricca, diciamo, ricca di storia, ricca di arte, ricca di cultura. Certo, e poi si possono vedere tante cose qua, quindi anche per noi camperisti. Ma sì. Penso vicino, che sia fantastico. Siamo abbracciati all'Umbria, a Piorvieto. Sì, è vicino. Abbracciati sì. La Toscana, un quarto d'ora. Poi anche il mare, diciamo, non è distante, no, il mare, la Maremma, infatti. L'Argentario, poi diciamo andando in qua verso Roma, dai. Certo. Un'ora e mezza siete un po' il fulcro dove intorno ci sono un sacco di belle cose da vedere, insomma. È il piccolo triangolo delle Bermuda, io diciamo, sì, ecco. Poi da qui giro con un'ora e mezza si fa tanto, dai. Assolutamente, poi qui il lago è bellissimo, è molto bello, è anche bello pulito, grande, pulito. La spiaggia è vulcanica perché la sabbia è molto scura, perché è tutto vulcanico. Tutto. Questo è uno dei primi laghi vulcanici. Il primo lago vulcanico in Europa, sì, il più grande. È bellissimo. È molto affascinante, poi fatto con tutte e due le isole, tra Bisentina c'è la Martana, tutto il circondario, dai. Merita veramente il lago di Bolsena e poi anche questa parte dove c'è Capodimonte. Lago di Bolsena, Capodimonte. È veramente bello, anche perché poi qua non solo ci sono delle belle spiagge, ma c'è anche tutta una passeggiata. Sì, c'è la passeggiata lunga 2 chilometri. Più di 2 chilometri, vero? Sì, un sì, bel sì. Chi arriva fino a Bolsena. No, Bolsena tutto di là. Devi girare. Arriva a Capodimonte o di là. Sì, sì. No, è molto bella. Ma è il tuo locale, raccontaci un po'. È un locale che è denso, dai. È denso. Nei suoi 20 anni è anche denso di storia. Sì. Lui è aperto dalla mattina alle 7:30. Dalla 7:30 fino alle 3. Fino alle 3 di notte, sì. Ha fatto tanti eventi in passato, adesso un po' meno, eventi musicali. Sì. Bellissimo. I primi anni si suonava 3-4 volte a settimana. Caspita, all'Arba. Bello. Ma con poi è con molto DJ, particolare. Gruppi, rock, insomma. Bello, sì. Ma ora un po' meno, forse anche data l'età, data, come si dice, ti passa un po' la voglia. Un po' la voglia. Comunque il locale però è carino. È sempre carino, molto particolare, ci sono tanti bei... Ben arredato anche per chi faccia arredamento, c'è due negozi di arredamento, ma dai, no, non ce l'hai parlato. Qui a Tuscania, ma dai, siamo le mie compagne, sì, che bello. Faccio arredamento.
Quindi dobbiamo andarli a vedere, eh? Sì, un po' di stile, cioè, dai. Sì. C'è l'idea dell'arredamento, non è che del design. No, è molto particolare, poi, bello, perché poi è curato bene. Anche l'ispirazione mi viene dal Marocco, perché il mio compagno è del Marocco, io spesso sto in Marocco. E infatti ha un po' del... Di casa. Un po', sì. Di casa, il marocchino è casa, è Casablanca. Casablanca. Che bella idea c'è. Dai. Senti, ma glielo diciamo che oggi, giù al lago... Nel suo locale c'è Serena Grandi. Sì, Serena Grandi. Perché ogni tanto è un'amica, viene insieme qua. Corinne. Sì, sì. Sì. Bello, dai. È un'amica, insomma, conoscente. Conoscente, sì. Amica è parolone, però è una conoscente che vive qui da un po' di tempo, qui vicino a Toscania, stupenda cittadina. Insieme alla sua amica attrice francese Corinne, come si chiama adesso? Che è sempre amica e cliente nostra del negozio. Bello, abbiamo, dai. Abbiamo ridato tutto il casale all'attrice. Sì. Meraviglia, insomma. Sono delle soddisfazioni, no? Io sono contento, felicissimo. Ah, sì. Ma mi dispiace che c'è la mia compagna, che lei fa parte di questi progetti. Diciamo il timone, dai. È il timone soprattutto. Come molte donne, no? Sono il timone. Soprattutto dell'arredamento dei due negozi del soggetto Scania. Qui un po' meno. Gli piace proprio. Sì, non, o di qua o di là, insomma, non si può essere dappertutto. Giusto, Rihanna, vieni. Questa Rihanna è la bellissima. È la principessa Rihanna, la mia figliola. Certo. Una delle mie figlie, ce ne ho quattro. Quattro? Sì. Complimenti, grande. È la terza delle femmine. C'è una da 29, una da 24. Ammazza, la 11, cioè, e proprio. Quello lì è la peste. La peste. E Gabriele, vedi qua, peste. C'hanno un piccolo difetto, so della Roma, però dai. So della Roma. C'hanno ragione. So della Roma, so della capitale, giusto Conte? Ragazzi, tutti i camperisti, dovete venire a Bolsena. Al Mojito però. Godimento garantito. Godimento, sì. Arriva, mangiare, bere arriva, e poi parcheggio arriva, per i camper. Arriva la titolare. La titolare. Che possiamo conoscere. Bellissimo, intervisteremo. Certo. Fatima, vieni che c'è un'intervista, vieni. Vieni Fatima, c'è da intervistarti. Che dicono che sei una bella donna, dicono poi. Siamo al completo adesso, tutta la famiglia al completo. Tutta, sì. Tutta la famiglia. La Fatima direttamente dal Marocco. Vero? Bellissimo. Buonasera, ciao. Piacere. Ciao. Io sono Anna del canale YouTube Viaggiando Lentamente con i camper. Okay. Ci siamo fermati qua e ci siamo innamorati del Mojito. Sì, assolutamente. Si è innamorato del Mojito. Assolutamente. Come mai? Sì, sì, oggi è capitata una giornata un po'... Beh, da ieri che sto qui in loro. Un po' particolare, però noi siamo qui da ieri e siamo stati bene. Sì. Ce lo siamo goduto, ti dai. Dicevo del tuo negozio. Sì. Andatela a trovare, se qui domani. Sì, che adesso se ce la facciamo. È meravigliosa, è una tappa meravigliosa. È una tappa meravigliosa, tanta da arte. Visitare assolutamente. Assolutamente. Tanti la storia. Bene, dai. Film, bellissimo. Anche Leonardo da Vinci, quel film lì. Dai. È bello, bello. No, poi per i camper c'hanno un parcheggio sotto che... Sì, fantastico, allora bisogna passare. Domani quando andate giù. Sì. Bello. Sotto c'è Serena Grandi. Vuole salutare, c'è Arnaldo qui sotto. Ah, ci sono qui. Sì, sono qui sotto. Ciao, arrivederci. Ciao. Va bene, senti, noi ti ringraziamo di tutto. Io non ho chiesto manco il nome, perché io chiamo Tigre e Lupo. Quindi io sono Anna e lui è Marco. Anna e Marco di Viaggiando Lentamente, perché noi andiamo proprio piano, un pezzettino alla volta. Certo. Come si dice? E ci godiamo i posti. Esatto. Ma in Marocco sei stata mai, lo conoscete? No, sono stata a Gerba, ma in Marocco mai. In Marocco tanta roba. Tanta roba. Vero Rihanna, come me lo... Sì. È bello, bellissimo. Ci staremo. Dai sapori, dovremmo colori, andare. Le città imperiali. È veramente bello, sì. Come l'Italia, che è bellissima. È vero. Il problema dell'Italia lo sappiamo qual è. È solo la politica. Va bene. Oh. Io ti ringrazio. Ci vedrai su YouTube. Sì. Quindi anche voi. Devo cliccare su YouTube Viaggiando Lentamente, giusto? Sì, esatto. E vedremo l'intervista al lupo. Al lupo. Al lupo, al lupo.
come va si bene. Dice, evviva il lupo. Evviva il lupo. Che più dicono tanto in bocca al lupo. Evviva il lupo, giusto? Evviva il lupo. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.